riparte una stagione di grande calcio, ripartono le gare casalinghe dell'Arezzo Calcio Femminile. Per il terzo anno consecutivo verranno trasmesse in esclusiva da Arezzo TV. Dopo il brillante esordio di domenica scorsa sull'ostico campo della Lucchese, la prima squadra dell'Arezzo Calcio Femminile affronterà in questa domenica pomeriggio al Centro Sportivo Luciano Giunti il club genovese della Lavagnese. Il lancio verso Razzolini. Prestata da due avversari, Razzolini prova ad andarsene con un dribbling. Il cross al centro, attenzione, svicola in due e arriva! Carta! Il gol dell'Arezzo con Carta! Grandissimo il cross di Razzolini sulla sinistra, svicola la difesa della Lavagnese, difensore della Lavagnese, Carta in spaccata, porta in vantaggio Arezzo al 20° del primo tempo. Ha rischiato di trovare il raddoppio, attenzione al cross, la mezza rovesciata! Kama ha fatto un gol pazzesco, Kama di mezza rovesciata è riuscito a pareggiare l'incontro, un gesto tecnico davvero bellissimo di Kama. Teci la tocca, il destro, Razzolini, il gol di Razzolini che porta in vantaggio l'Arezzo. Razzolini su punizione. Dopo il tocco di Teci, porta in vantaggio Arezzo, non ci arriva Ferrari nel suo palo. Attenzione al destro di Cafferata, vedremo se andrà a conclusione o andrà a mettere dentro questa palla. Parte Cafferata, il destro gol! E c'è il gol del pareggio di Cafferata. Una conclusione di potenza che si è franta sotto la traversa, dove Antonelli non è potuto arrivare, dunque cambia nuovamente il risultato al 27° minuto del secondo tempo. Mencucci, Razzolini ancora, Razzolini va in dribbling, poi sempre sul fondo, prova il cross Razzolini, Ferrari sbaglia, Di Fiore, nel finale è Di Fiore a portare in vantaggio l'Arezzo. Di Fiore, incredibile, penso abbia fischiato anche la fine. Di Fiore porta il vantaggio Arezzo proprio nel finale, è arrivato anche il triplice fischio, dunque è finita la partita. Di Fiore proprio nel minuto finale è riuscito a portare in vantaggio la propria squadra, l'Arezzo che finisce a punteggio pieno dopo due giornate. Allora, siamo qui con Max Lorenzini, allenatore dell'Arezzo per questa nuova stagione. Una vittoria arrivata nell'ultimo secondo utile, che vittoria è stata? Sì, è diventata una nostra prerogativa ormai vincere negli ultimi minuti. Era successo domenica a Lucca all'ultimo minuto di recupero, oggi è successo all'ultimo secondo del recupero. Una grande soddisfazione perché vuol dire che la squadra ci crede fino alla fine e credo poi per quello che si è visto che sia una vittoria più che meritata. Ecco, un Arezzo a punteggio pieno dopo due giornate, ti aspettavi un così bel impatto sul mondo anche femminile? Diciamo che non me lo aspettavo, ci speravo, sono contento tantissimo, perché le ragazze oggi hanno fatto una prestazione straordinaria e abbiamo tenuto testa e abbiamo per larga parte della partita dominato una squadra, una delle migliori squadre della categoria. Adesso l'obiettivo è riuscire a, diciamo, recuperare punti settimana prossima contro il Florentia. Sì, non sarà facile perché loro sono fuori classifica, però andremo là cercando di fare del nostro meglio, poi insomma vediamo un po', gli daremo sicuramente filo da torcere. Siamo qui con Chiara Tavanti, presidente Arezzo Calcio Femminile. Quest'oggi è arrivata la vittoria per 3-2 contro la Magnesso, è una bella vittoria, è arrivata all'ultimo secondo, che gioia è stata? Immensa, incredibile, non siamo abituati a questo. È già la seconda domenica, quindi è un Arezzo tutto da scoprire. Sono contenta, partita meravigliosa. Arezzo infatti a punteggio pieno in campionato, frutto anche di un gran lavoro della dirigenza dietro. In estate sono stati fatti grandi cambiamenti anche a livello dirigenziale. Che estate è stata, diciamo? È stata un'estate tragica. Io credo che la forza di uno staff che da niente è riuscita a creare dei settori straordinari. Noi ci siamo messi in gioco al 1000 per 1000 e abbiamo creato dalla prima squadra, primavera, giovanissime, delle squadre eccezionali.
approfitto per ringraziare veramente tutto il mio staff, perché sono onorata e orgogliosa di averlo al mio fianco. Hanno fatto un lavoro eccezionale, unico. Un Arezzo che 6 punti in classifica, diciamo, adesso diciamo a punteggio pieno, che non si pone limiti a questo punto di stagione. Contro questa qui era una partita importante, perché la Lavagnese è una squadra un po' come noi, quindi si è rinforzata quest'anno. Questo era un test importante, perché loro hanno vinto 6-0 la domenica scorsa. Guarda, cioè, sono felice, sono felicissima, io non potevo chiedere di più.